gioco a due, Crosario dentro e i primi due punti sono ad una mano. Il rimbalzo qui catturato da Cerni con il gancio, palla che esce, arriva la deviazione di Rafa Gaspardo, di nuovo Dixon, arriva il blocco portato da Horner, il gioco a due con l'austriaco che prova il gancio. Va a giocare dentro per Auda, schiacciato Crosariol. Tiene vivo il possesso Dixon che poi offre la tripla a Federico Mussini. Per quanto riguarda gli uomini di Pillastrini, schiacciato Crosariol. Inchiodata di Patrick Auda. Ma punteggio in parità. La quota 37, Dixon con la tripla a bersaglio. Palleggio aperto da Cruballi, lo step back sulla difesa di Cervi. Dixon dall'altra parte punisce, alza questo pallone per l'appoggio di Dixon, l'assist Brian Allen. Ora Messicek, step back fuori, tentativo di Della Rosa a bersaglio, la schiena è Della Rosa. Arriva una brutta palla persa, Jompar prova ad appoggiare il disturbo di Auda. Sale all'epifania, 6 di gennaio qui la layup, inchiodata di Gaspardo. 40 secondi per chiudere, Mitchell, Pistoia sotto 5, va fino in fondo Mitchell. Decisamente efficace, fa 2 su 2. Più 4, 3 secondi e 6, non va a spendere fallo a Reggio Emilia. Dall'altra parte Mitchell con la tripla, finisce con il successo della Grissinbon. 76-80 il finale, ribaltato anche il meno 2 KO dell'andata al Palavigi.